Ciao a tutti, sono Goffredo Bordese, psicologo e psicoterapeuta e questo è il mio podcast di psicologia, meditazione, rilassamento e somatizzazione per imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare. Ciao a tutti e bentornati. Oggi proviamo a fare una cosa. Partiamo da zero e iniziamo a cercare di imparare che cosa intendo per meditazione o rilassamento o rilascio emotivo. Sono cose molto diverse, però cerco in realtà di unirle, nel senso che molto spesso si parla di meditazione, però nella mia esperienza personale, ma anche di terapeuta, quello che succede molto spesso è di meditare con la mente, tralasciando totalmente il proprio corpo, scordandosi che il proprio corpo è strettamente collegato alla mente ed è tutt'uno, non c'è questa divisione, e che ogni pensiero corrisponde a una contrazione emotiva. Bene, oggi allora iniziamo da zero, proprio per chi deve approcciarsi per la prima volta, per chi vuole cercare un po' di quiete, trovarsi un po' con se stessi, con se stesso, imparare un po' ad ascoltarsi e capire come ritrovare un equilibrio, forse trovare per la prima volta un equilibrio che sia sia della mente ma anche del corpo, scoprendo che in realtà siamo soltanto uno, non siamo divisi. Siamo in tanti dentro il nostro corpo, verissimo, ma se calmiamo il corpo, calmiamo anche la mente. Allora oggi iniziamo facendo una cosa molto molto semplice. Cerchiamo innanzitutto di ascoltare, di partire dal proposito che vogliamo trovare un equilibrio. Senza questo proposito è tutto inutile. Dobbiamo prima di tutto accettare che non siamo davvero in equilibrio. Questa è la prima fase. Se non riusciamo a sentirci, ad ascoltarci, dobbiamo cercare di fare una cosa molto semplice, gratis, gratuita: respirare. Fare un grande respiro, partire con un grande respiro. Molto bene. La cosa centrale per iniziare a rilassarsi è fare in modo che la fase di espirazione sia molto più lunga della fase di inspirazione. Per star bene dobbiamo scegliere di star bene. Il benessere non arriva da solo. Dobbiamo crearlo noi. Dobbiamo creare tutti i presupposti interni ed esterni per scegliere di stare bene, di scartare ciò che è superfluo, di accogliere ciò che è necessario e fare spazio, perché se noi siamo pieni di cose vecchie, pensieri vecchi, persone che ci danno fastidio, relazioni tossiche, non possiamo fisicamente stare bene, come se volessimo parcheggiare la macchina in un garage che è già pieno. Non possiamo. Per far posto alla macchina dobbiamo prima svuotarlo di tutte quelle cose che non funzionano, quelle persone che non vanno bene, quelle pratiche quotidiane che tutti noi facciamo: lavorare troppo, un eccesso di competizione, il mantenere un rapporto affettivo che in realtà è totalmente disfunzionale, aver paura della nostra indipendenza, magari anche aver paura di essere felici. Allora partiamo da una cosa molto molto semplice: come si fa a ritagliarsi 10 minuti per stare bene, soltanto 10. Io in realtà faccio 10 minuti al mattino, 15, poi in realtà ho la fortuna di lavorare in studio, quindi molto spesso mentre faccio rilassamento, meditazione, lo faccio con i pazienti, lo faccio con me stesso, quindi sono avvantaggiato, è vero. Quindi quello che faccio io è al mattino 10 minuti, un quarto d'ora,
piccoli momenti di qualche istante, 1 o 2 minuti all'interno della giornata, e alla sera, prima di andare a dormire, 5-10 minuti di ascolto di sé, nulla di più. Non c'è bisogno di essere un monaco per star bene. Si può star bene anche in casa propria, con se stessi, e si parte da qua, è gratis e basta ascoltarsi. Quindi, che cosa faccio io per cercare di ritrovare l'equilibrio? E lo faccio ora con voi. La mattina mi sono svegliato da poco e devo trovare un po' di equilibrio per iniziare bene la giornata, una giornata piena di impegni. Allora lo faccio in diretta, cercando di trasmettere quanto sia facile, nonostante una fatica iniziale. Il corpo fa fatica a trovare un altro equilibrio. Si innamora del proprio equilibrio, o meglio, del proprio stato, ma se è uno stato malato, non funzionale, ovvio che andremo avanti con quello stato non funzionale. Allora dobbiamo concederci di perdere un attimo l'equilibrio, quello che dico sempre, di stare male in un corpo molle, cioè tollerare una piccola frustrazione, cercando di non combatterla, di non resisterla con il corpo. E allora mi sono appena seduto, però in realtà si può fare benissimo sdraiati, anzi in realtà consiglio di farlo da sdraiati, perché quello che propongo non è semplicemente meditazione, ma è il tentativo di sciogliere quelle tensioni emotive, quelle memorie corporee che ci portano, senza la nostra consapevolezza, a ripetere costantemente i nostri errori. Dentro di noi ci sono delle memorie che vogliono essere rivissute, nonostante siano sbagliate o ci facciano male. Allora quello che dobbiamo fare è disinnescare il nostro corpo, disinnescare questa tendenza automatica a ripetere, questa coazione a ripetere, si dice. Bene, allora mi predispongo per fare 10 minuti di non azione, 10 minuti di stasi, di calma, cercando di non utilizzare muscoli che non mi servono per quello che sto facendo. Parto da questo. Quanti muscoli sto utilizzando che non mi servono a quello che sto facendo? Provo a sentire le spalle, la mandibola, che deve essere sempre molto ben rilassata. E ricordatevi, basta veramente poco, basta mettersi seduti o sdraiati e cercare di entrare veramente in contatto con la nostra superficie d'appoggio. Se siamo sdraiati, sentire la schiena e sentire tutto il corpo che affonda. Se siamo seduti, sentiamo il bacino, i glutei, le gambe, che affondano nella poltrona o che si appoggiano sulla sedia. Se non riesco, faccio un grande respiro. Ancora uno. Ancora uno. Cercando di lasciare andare tutto ciò che non è necessario in questo momento. Importantissimo chiudere gli occhi in modo che tutte le attenzioni vadano all'interno e non si perdano nel controllo del territorio. Siamo animali bisognosi di controllare il territorio. Se chiudiamo gli occhi, le attenzioni vanno a noi, al nostro interno.
Bene. E cerco di sentire come sta il mio corpo. Ogni volta che sento una piccola tensione, cerco di portare in quel punto il respiro. Ricordatevi sempre che è molto meglio respirare con il naso, inspirare con il naso ed espirare con il naso. Però è fondamentale che la mandibola sia molto rilassata, molto distesa. Non ci può essere rilassamento se il corpo è contratto. Calmi, tranquilli e rilassati. Molto bene. Così cerco di sprofondare un po' nella poltrona, di provare a sentire come mi sento, quale parte del mio corpo sono contratte. Se partono i pensieri, è normalissimo, non possiamo fermare i pensieri. Quello che possiamo fare è non aggrapparci ad essi, lasciarli scorrere come se fossero immagini sulla televisione. Il massimo che possiamo fare è questo. Per essere presenti a noi, dobbiamo permettere alla nostra mente di scorrere, di non aggrapparsi alle immagini. Molto bene. Calmi, tranquilli e rilassati. Calmi, tranquilli e rilassati. Cerchiamo di sentire come sono le spalle, se sono contratte o rilassate. E dov'è il respiro? Nell'addome? Nel torace? È bloccato? È fluido? Provate a sentire com'è il vostro respiro. Bene, meditazione o rilassamento è possibile a condizione che si tolleri il silenzio, che si tolleri il non agire. Parlare è un'azione, rispondere a qualcuno è un'azione. Quindi per qualche minuto al giorno mi permetto di non agire. Restare nella totale passività. Mi faccio attraversare dalle cose. Non è segnale di debolezza, è segnale di non collusione. Non colludo con il malessere, non rispondo al mio malessere. Calmo, tranquillo e rilassato. Calmo, tranquillo e rilassato. Così provo a sentire il mio corpo com'è, come sta. Provate a sentire se dietro a una tensione c'è un pensiero, una situazione, una persona. Bene. Se fate fatica, fate un grande respiro, dobbiamo far spazio al malessere. Fare spazio in modo che lui possa uscire. Aprigli la porta. Un corpo molle apre la porta al malessere e gli permette di uscire. Un corpo contratto lo imprigiona. Allora, cerchiamo di stare un attimo in silenzio con noi stessi e ci ascoltiamo.
Molto bene. Ora io resterò in silenzio per permettere a tutti di stare un po' con se stessi e lascerò andare un po' la musica. E ci sentiremo al prossimo podcast. Grazie a tutti.